Il Comune di Napoli investe in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione con l'ideazione e la messa a punto di un nuovo software che migliora la gestione dell'attività contabile dell'ente. Si tratta di uno strumento informatico presentato questa mattina a dirigenti e funzionari che garantisce legalità nel settore degli appalti pubblici e che sarà utilizzato in via sperimentale fino alla fine di ottobre. In buona sostanza consentono di dare quelle determinate informazioni agli addetti ai lavori per consentire loro di comprendere se e in che misura, di fronte ad eventuali patologie gestionali o programmatorie, i poteri dell'ente pubblico sono stati effettivamente esercitati nel rispetto dell'interesse pubblico. Con questo vogliamo aprire anche un nuovo percorso nel quale vogliamo affermare un nuovo concetto di trasparenza che non sia solo formale legata alla pubblicazione degli atti, ma di una trasparenza che attraverso la decodifica dei comportamenti e delle notizie che danno il perfetto andamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione pubblica ci consentano a noi tutti, sia a livello di ente locale sia di altre autorità che lavorano con noi, dare una svolta sia nel tema di trasparenza ma soprattutto di prevenzione della corruzione. Un sistema informativo che ovviamente, se riempito di contenuti, di informazione, potrà meglio garantire sia il monitoraggio e anche la gestione degli appalti pubblici. Ovviamente è un impegno importante, vi è poi da verificare se tutto questo, insomma, sarà portato avanti in maniera efficace, tale da rendere in qualche modo dei risultati importanti in termini di ritorno di trasparenza.